Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Madagascar, il videogioco a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata! Ci siamo lasciati la scorsa puntata con La natura chiama, oggi invece ci trasferiamo al ritorno in spiaggia. La crab dance! Ma l'hanno ucciso! Gloria, di al tuo ragazzo di stringere i denti e smetterla di urlare! Melman, chiudi il becco! Ehi, dove andate? Ok ragazzi, dobbiamo andarcene da quest'isola prima di impazzire tutti quanti! Dobbiamo ricostruire il segnalatore di soccorso di Alex! Qualcuno ha parlato di un segnalatore di soccorso? Io posso fare qualcosa? Davvero? Wilbur, ti bacerei! No. Se oggi non mi fossi già lavata! Beh, ho una notizia buona e una cattiva. Sentiamo. Va bene. Cominciamo con quella cattiva. Quella cattiva è che il vostro segnalatore è bruciato. Lo sapevo, non ce ne andremo mai da quest'isola di cannibali. Quella buona. Zitto, Melman! Allora dici la buona notizia. Beh, sulla spiaggia potrete trovare dei materiali per costruire un nuovo segnalatore. Se riuscite a trovarli tutti, conosco dei lemuri che li sapranno usare. Ottimo. Dunque, Gloria, per quel bacio? Vediamo prima di mettere insieme il segnalatore. Poi ci pensiamo. Allora, fammi vedere. In questa zona, qua c'è... Aspetta i soldi che arrivano. Grazie. Allora, lì c'è Maurice, lì c'è un bel roccione da tirare giù. A me piace fare il bagno, ma devo trovare dei pezzi del segnalatore. Ma io posso andare così in fondo? Dio mio, vabbè che sono un ippopotamo, ok? Ma anche Marty potrà arrivare qua? Tesoro, per me non va bene. Torniamo Grazie. Sulla terraferma e vediamo di fare sul serio. Allora, fammi Oh, aspetta. Uccello cattivo. Allora, dicevamo, qua ci sono tutti i roccioni da tirare giù. Inizierei allora... Mi piace! ...da questo punto io. Tanto non mi sembra difficile. O meglio... Meglio di così non si può. Non è difficile se sai usare la telecamera. E la corona della signora Libertà è stata trovata. 10 pezzi? Oh Gesù. Sarà un altro di quei livelli lunghi questo. Wilbur, hai problemi coi ragni? Ehi, bambola. E coi ragni, coi granchi? Ho un piccolo problema con i granchi. Ho visto. Ah, che gioia. Continuano a pizzicarmi. E io, che tu ci creda o no, non sono più veloce a muovermi come una volta. Chi l'avrebbe mai detto? Riusciresti a schiacciarne qualcuno per conto mio? Va bene. Se può servire a trovare un pezzo del segnalatore, divento una schiacciasassi. Beh, se riuscirai a schiacciarne a sufficienza in tempo, guadagnerai un pezzo del segnalatore e potrai trascorrere piacevolmente del tempo con il qui presente. Certo. Oh no, 5. E vai. No. Aspetta. Ecco. Guardalo. Fatto. 1, 2. No. Il problema è la precisione. 2, 3, 4. Dov'è l'ultimo? 5. Perfetto. Ottimo lavoro. Ora che ne diresti di parlare di noi? No. Ah, la testa, ok. Testa, corona, perfetto. Lo prendo io. Ci stiamo prendendo tutti i pezzi sopra, ma tanto fluttuano, va bene uguale. Allora, se qua c'è un peperoncino. Se qui c'è un peperoncino, stavo dicendo. Allora, qui ci vuole. Ma anche le tartarughe sono cattive. Cioè, sì, lo sapevamo già dalle scorse puntate, però. Allora, dicevamo, qua ci vuole Melman e Gloria. Qui invece c'è una giraffa morta, perfetto. Quindi dovrò passare di qui e distruggere il roccione. Scusate, stavo pensando alla sigla iniziale di sto cacchio di gioco. Allora, se salgo di qua invece... No, troppo, aspetta. Ecco, fatto, qua c'è... Uno di quei cosi per cambiare personaggio, va bene. Siccome questo è un posto elevato, direi o Martin, o Marty, o Melman. Fagliela vedere, tigre. Ma io sono una giraffa, non sono una tigre. Allora, dicevamo, lì di sicuro c'è qualcosa, ovviamente, però
Non credo di avere l'equipaggiamento di sicurezza adatto per un salto così lungo. Ma sì che ce la fai, figa. Sei un elicottero, vuoi che non ci arrivi? Ecco fatto. Ecco fatto, dicevamo, quindi. Lì c'è un altro pezzo, ma non penso che ci arriveremo. Qua mi sa che tanto. Ah no, beh, ci arriviamo, dai. Non avevo visto che si poteva saltare. No, penso che questo sia più un pezzo per Marty, più che... Ma dai, al volo, direttamente così di cattiveria. Merda, non cadere di sotto, eh. Ecco fatto, siamo arrivati. Questo, le gambe. Beh, 4 pezzi su 10, dai, non sarà difficile trovarli tutti. No, no, no! Di sicuro grazie. Lì non troverò nessun pezzo del segnalatore. Lo so, ma Melman, però, sai com'è, i soldi li dobbiamo pur prendere. Come faccio a comprarti le medicine, se no? Peccato che non c'è nessuna interazione unica con la sua tomba. Peccato, sarebbe stato divertente. Aspetta, lì c'erano dei soldi? Sì, lì ci sono dei soldi, prendili. Brava, Melman, bravo. Perché sei un uomo, giustamente. Bravo. Aiuto! Salta. Salta, 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 si volar. Bravissimo. Allora, la telecamera quanta fatica fa per girarsi. Eccoci arrivati. Sicuramente questo non era il percorso che il gioco avesse ideato, però... ci siamo arrivati lo stesso, no? C'era il tasto per... col cerchio, col triangolo... com'era per... eccolo qua. Con L1 per girare la telecamera. E se vado di qua, che succede? Ah, arrivo qui! E scusami, e se andavo di qua? Arrivavo qua sopra così come se niente fosse, ottimo. Wilbur, hai altro da chiedermi? Ehi, puoi chiedere alla tua bella amica ippopotamo di venire qui? Ho una proposta speciale per lei! Zozzomaniaco. Allora, dov'è una statua? Eccola qua. Allora, richiamiamo Gloria, vediamo Gloria, cosa vuole Wilbur. Avresti dovuto vedermi. Sì, sei stato bravo. Sei il classico re della giungla. Sei il classico re della giungla. Scusa un secondo, giusto curiosità. No, No, non si tira giù il cartello con scritto giraffa, dimmi. Ah, salve ancora. Credo che un pezzo del segnalatore sia nascosto tra quelle casse. Quali casse? Che ne diresti di sfruttare la nostra potente interazione chimica per romperle tutte insieme prima che la marea se le porti via? What? Cosa vuol dire? Intendi mangi i peperoncini e rompi le casse? Quei peperoni mi fanno impazzire! E ora? Di qua? Oh, l'ultima? Sì, scatenano il mio lato selvaggio! L'ultima dov'è? Eccola qua. Ah, devo anche cercarli. Io avevo letto 4, non 14. Ma porca. Dove devo andare? Dove sono tutte le casse? Ma perché non sono segnate? Ma perché non c'è la minimappa, Dio mio? Forse in una vita precedente era una focosa messica. Ma perché? Dio mio, ma segnamele dove sono le mappe, no? Dove sono le casse, no? Wilbur maledetto. Buoni questi peperoni. Allora, una è qui, una è qui. Una è qua. C'è che gusto. Ah, eccola dov'era. Aspetta, aspetta. Troppo difficile da controllare. Con calma. Ce la possiamo fare. Largo. Se segui dove sono le casse. È un attimo farlo sto livello, eh. L'ultima, eccola qua, perfetto. Che bel lavoro di squadra. Direi che ci Ma non hai fatto niente. Oh, scusami, ti ho disturbato. Lo prendo io. Non hai fatto niente. Perché è sfocato quel pezzo, tra l'altro? Boh. Comunque, credo di aver preso tutti i pezzi che c'erano in questa zona. Direi allora di andare da questo lato e vedere cosa c'ha bisogno di fare Gloria. Ma è una bugia. Ma scusami, io pensavo. Va bene, dai. Se ti segnano che devi andare di là, io penso, ok, c'è un pezzo di livello. No, è una bugia. Ma porca. Però qua ci vuole Marty? Qua ci vuole Marty, ok. Qua invece ci vuole Gloria, e chissà perché. Ecco fatto. Allora, stupido ragnetto, morto. Il libro
della signora Libertà. Eccolo qua. Gloria, però, santo cielo, devi solo salire un pezzo. È un pezzo di roccia, Gloria. Cacchio. Perché è tutto così difficile per te? Ho capito, vado a prendere qualcun altro. Ehi, Marty, cosa succede? Forse faccio male, ma credo che entrerò in azione. Bravo, Marty. Allora, Marty, e sta scivolata da quando ce l'abbiamo? Sai che non me la ricordavo? Ecco fatto. Uno in meno. E il libro della signora Libertà, eccolo qui. La fossa puoi dei coccodrilli. Devi essere impazzito. La mia tecnica è la migliore, mentre il tuo stile è rozzo e debole. Perfino i miei allievi potrebbero batterti. Mi stai dicendo che devo venire qua con Gloria? Hai un ridicolo accento? No, naturalmente no. Ma tu perderai lo stesso. Numero uno, sconfiggilo. Dovrei venire qua con insomma, Gloria, mi sa. Ho fatto arrabbiare anche i coccodrilli. Sai che novità, Marty. Allora, aspetta prima di combattere. Prendiamo tutti i soldi qui attorno. Prima che scompaiano o che ci vengano ad uccidere. Allora, preso tutto? Aia, che dolor. Ma dai! Non posso combatterlo, mi sa, Ma quindi? Ah, devo aspettare che faccia lui l'attacco, giustamente. Non sono una tranquilla zebra da documentario. Ma tu che ne sai dei documentari, Marty? Ecco fatto, il tuo allievo è stato sconfitto. Beh, tanto il numero uno faceva pena. Numero due, fallo fuori. Numero due. Non darmi fastidio, capito? Dai. Tanto, alla fine lui rimane lì e aspetta solo di fare la mossa. Ecco fatto, prenditi la cura, Marty. Ho fatto arrabbiare anche i coccodrilli. Vabbè, fosse la prima volta che fai arrabbiare qualcuno, Marty. Arrivo. Ecco fatto. Vedo che hai sconfitto i miei allievi. La tua tecnica non è così scarsa come pensavo. Hai visto? Ma ora dovrai affrontare il tuo peggior nemico. Lui. Il coccodrillo bianco. Perché? Ah, ecco, stavo dicendo, secondo me lui attacca con c'ha 5 colpi. E infatti ci ho azzeccato. Ma in realtà sei più facile tu dei tuoi allievi. Cioè, tu alla fine continui a muoverti, alla fine. Ecco fatto. È più facile lui degli allievi, ma dai, ma che tristezza. Ecco fatto. Dai, ti aspetto. Cioè, neanche Dark Soul è così semplice nel combattimento che gli giri attorno. La tua tecnica è impressionante. Lo so. Mi hai battuto. Sono bravo, Grazie. La gonnella della signora abilità. Della signora abilità, certo, libertà volevo dire. Ma mi sa che è sfocato perché sto usando l'upskilling. Non vorrei dirlo, ma secondo me è così. Quindi, secondo me questo livello era per Gloria, a questo punto. Però non ci giurerei, visto che c'era comunque interazione anche con Marty. Questi sono i bei giochi di una volta, cazzo. L'interazione con più personaggi. Cioè, poteva semplicemente dirmi, tu non sei alla mia altezza. E invece no, e invece mi ha detto, vieni, ti combatto anche se non sei alla mia altezza. Ci sta, bravi. Questo dovrebbero fare gli sviluppatori. Cioè, non metterti tipo un blocco. Di qua non posso passare io. Ste stronzate. Perché è così difficile controllarti, Marty? Allora, camminiamo piano. Ecco fatto, dicevo. Ecco qua. Quindi, qual è il tuo obiettivo oggi? Ehi, zebra! Quelle tartarughe mi stanno dando fastidio. Continuano a far cadere i frutti dal mio albero. Oh no. Ho provato a chiedergli di smettere, ma ho ottenuto l'effetto opposto. Che continuassero. Puoi pensarci tu? Va bene, nessun ci problema. Penso io. Le tartarughe non daranno più fastidio a te e ai tuoi frutti. Ti anticipo solo che gli farò un'offerta che non potranno rifiutare. Menarle? Oh, fantastico, grazie mille. Hai intenzione di prenderle a calci? Ecco, lo sapevo. Certo. Allora, arrivo. Ecco fa. Ah, giusto, devo ucciderle prima. Vuoi tartar? Aia, pezzo di merda. Dov'è? I loro gusci sembrano fatti per essere presi a calci. Arrivo, Allora, 4. Hai
guarda rughe, non erano lente e calme? Dove erano? Dov'è l'ultima? Eccola qua, 5. Fermati. Voi tartarughe non avete ancora trovato qualcuno alla vostra altezza? Ecco fatto, 6. Ce l'hai fatta! Facile. Le tartarughe non avevano speranze. Si è guardato il culo. Prendo per qualche motivo. Mentre io mi fermo a mangiare. D'accordo? Va bene, Wilbur, fai quello che devi. Questo è il busto della signora Libertà. Non è vero! Devo dire che a discapito de... Ah, si è proprio avvicinato all'albero per andare a mangiare. Devo dire che a discapito dell'altro livello, quello dell'altra volta che dovevamo cercare il cibo per la grande festa, questo livello sembra molto più corto e molto più sbrigativo. Ci manca ancora un pezzo. Dove si troverà? Ah, giusto, Maurice. Chi se lo ricordava più? Vieni qua. Ehi, perché non porti qui il tuo amico Melman? Ok, te lo porto subito. Melman, tocca a te. Vieni. Forza, Melman, fagli vedere cosa sai fare. Ok, ma temo di avere un brutto attacco di snorfolite. Snorfolite. Arrivo, Maurice. Maurice, non mori. Non aggio, mori, Maurice. Arrivo. Ah, ma c'era il totem Melman dietro di lui, stato madonna. È trovato un pezzo essenziale del segnalatore. Dai, si dov'è? Trova su quella roccia laggiù e secondo me tu hai la perizia che serve per aiutarci. Ok. Come perizia? Ci arrivo? Sono malato di perizia! Oh no! Perirò! No, Melman, calmati! No, Melman! Perizia significa abilità o capacità. Oh, per meno fortuna! Male. Le parole straniere di solito hanno significati spiacevoli. Comunque, il piano prevede che tu usi il tuo lungo collo per lanciare 3 lemuri sulla roccia. Ok. Quando li avrai inviati a destinazione, dovrebbero riuscire a recuperare il pezzo. Va bene. Premi devo fare da catapulta, in pratica. Per preparare il lancio, poi rilascialo per lanciare. Non ho rimpianti! Di poco. Devo fare un più di 3. Madonna, ma è morto, poverino. No, yes. Devo lanciare col 3, presto, perfetto. Melman, ne restano ancora 2. Ah, ma devo pure cambiare posizione. Bene. Qua, secondo me, è un 2. Yes. Perfetto. Il attento prossimo è un 4. Il lancio è molto lungo. Ma perché allora non vengono loro da me e io devo andare più lontano? Porca troia, dove l'ho lanciato? Non l'ha neanche seguito la la camera. Yes. Ecco fatto, 3 lemuri. Ottimo lancio, dovrebbe essere tutto a posto. Ora prendi il pezzo. Grazie, e prendi il pezzo. Tutti 10 pezzi. Madonna, che brutta sta statua. Ora, Gloria, credo che dobbiamo parlare di un bacio. Un bacio. Oh sì, porgi le labbra e chiudi gli occhi. Avrai una bella sorpresa. Chi bacerà questo Wilbur? Melman, fallo tu. Niente da fare. Chissà cosa ha toccato con il grugno. Immagina che sia una nocciolina gigante. E poi mi farò perdonare. Madonna, ma ste allusioni sessuali? Dio mio! È un gioco PS2 per bambini! Censura! Tesoro! Che bacio! Ho chiuso gli occhi, ma lo vedo lo stesso. Anch'io. Beh, ora è tutto finito. Dobbiamo solo aspettare. Marty, stai bene? Devo andare a salvare Alex. Non posso andare senza Alex. Ma ha cercato di mangiarti. Lo so, ma è nostro amico. Forse me lo sono meritato per aver messo tutti in questo pasticcio. Beh. E poi mi farei mordere volentieri anche 1000 volte pur di salvare il mio amico. Oh. No, facciamo 100. Beh. 10. Altre 2. Puoi restare qui a sorvegliarlo. Io vado a cercare Alex. Vai, Marty. Ma non sai neppure dov'è. Lo troverò. Chiederò aiuto a qualcuno. Ci vediamo. Corri, Marty, corri. Bella, l'animazione sta saltellando, non sta correndo lui comunque. Sai che non ho fatto caso a quante monete ho preso? Non penso tante, però... Marty al salvataggio! Anche se penso che ormai il negozio non abbia più niente di interessante, a parte i vestiti che, come ho detto, non metterò per non rovinare le miniature dei video,
Penso che l'ultima cosa utile che mi sia rimasta sia comprati due vite tichi, ma non è che mi servano, eh. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione c'è anche il link per trovarmi sul sito Viola, dal lunedì al venerdì alle 21. Signori, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!